Non so molto dividere, insomma, quello che è il mio vissuto, il mio vivere il quotidiano da quello che è il mio lavoro. Un po' perché lavoro in questo spazio che è il mio studio, ma è anche la mia casa, quindi insomma, di fatto è un tempo che si mischia, insomma, il tempo della mia vita e il tempo del mio lavoro. È un lavoro, posso dire, che ha bisogno di tanto tempo per essere realizzato, perché è realizzato tutto a mano e quindi insomma da me non ho assistenti. È un lavoro che forse come materia principale ha il tempo, è anche una riflessione sulla memoria, sul tempo di realizzazione, sul tempo di conservazione, anche perché poi i materiali che uso sono dei materiali che vanno dalla carta alla porcellana, quindi materiali abbastanza fragili. La cosa che mi piace è osservare un po' le strutture, che sono le strutture che si trovano in natura e le strutture che poi invece l'uomo ricostruisce, che sono le stesse strutture che poi costituiscono l'uomo. Le strutture, le trame, è come se tutto quanto fosse imbrigliato in certe griglie, le mappe di una città, oppure la struttura di una foglia, la struttura di una cellula e sono tutte forme che in qualche modo ritornano. È un po' come se noi ci muovessimo in questo spazio attraverso dei percorsi che magari non riusciamo a vedere perché appunto non abbiamo la dimensione, non so, quando ci muoviamo in una città un insetto si muove su una foglia e bene o male magari percorre quelle che sono le venature della foglia, che sono la struttura anche, no? Un microcosmo e un macrocosmo. Non sono né una scienziata né una studiosa. Mi piace soffermarmi magari su dei piccoli particolari, che sono dei particolari a cui spesso non si dà importanza, come appunto una foglia secca, che però invece, osservandola bene, è una cosa che ti può raccontare tanto, insomma, no? Ogni piccola foglia ha una struttura che poi si rifà anche a delle leggi matematiche, che sono anche magari leggi complicate. È un po' così, voler magari rendere visibile qualcosa di cui non ci rendiamo conto perché non è visibile direttamente, ma che fa parte della nostra esistenza e comunque anche ci influenza. Mi viene in mente un lavoro che sono quelle traiettorie appunto delle farfalle. A me piace leggere le riviste scientifiche, da profana, chiaramente, non è che ripeto. E una volta leggendo, insomma, in una di queste riviste tutto uno studio che dei gruppi di scienziati fanno sulla struttura delle ali di farfalle, è uscito poi il lavoro sulle traiettorie, perché insomma le farfalle appunto hanno le ali che sono strutturate con un meccanismo molto complicato, complesso, che si muovono contemporaneamente in tre diverse direzioni. E quindi questo fatto non permette loro di andare in linea retta se non per brevi tratti. E questo fatto è un po' così, se vuoi, una metafora dell'esistenza, della vita di ognuno di noi, no? Spesso insomma nella vita vogliamo raggiungere dei risultati o comunque insomma delle mete a cui arrivare, però non ci arriviamo in linea retta, no? Facciamo mille evoluzioni e questo insomma mi piaceva e l'ho riprodotto, cioè poi tutto così insomma sono entrata in contatto con questi scienziati ai quali ho spiegato insomma quello che volevo fare, loro mi hanno fornito delle traiettorie di volo reali che ho riprodotto poi usando i materiali che usano gli entomologi, che sono degli spilli particolari. Anziché mostrare l'insetto crocifisso con gli spilli, forse è più bello così, insomma, segnare e mostrare quello che è la traiettoria del loro volo, che insomma ha un senso anche un po' più di apertura. Per me è un muro di carta velina, quindi è abbastanza, insomma, quasi inconsistente. È un po' come, se vuoi, la volontà di mappare l'aria e quindi è una sorta di architettura perché di fatto è come una parete che divide lo spazio,
Però è un'architettura non portante perché di fatto è un muro di carta che diventa anche una sorta di diaframma attraverso cui insomma si vede al di là. E in questo caso sono tutte delle mappe di città esistenti che hanno avuto comunque a che fare con dei muri. E quindi si va da Berlino, Varsavia, Gerusalemme, una che va a finire dentro all'altra, quindi non si possono distinguere tanto. È un po' come dire che molto spesso i muri, anche ce li creiamo noi, sono dei muri mentali e i confini anche ce li creiamo noi. Ho ripreso le mappe reali e poi ho cercato di portarle tutte più o meno sulla stessa scala e poi ho iniziato a viaggiare da un posto all'altro, senza pensare dove andavo, insomma, un posto andava nell'altro e quindi mi sono immaginata che alla fine forse non è così difficile riuscire anche a oltrepassare certi schemi, certi muri mentali. Sento che ci sono dei momenti che ho voglia magari di prendere in mano un materiale piuttosto che un altro. Sono i miei materiali, sono quelli che forse, non so, mi rappresentano di più. Sono tutti materiali difficili e fragili, però alla fine sono molto meno difficili e meno fragili di quello che sembra. E quindi forse un po'. Alla fine ogni lavoro è un autoritratto, quindi per me lo sono. È una visione che si ha di quello che è anche la realtà che ti sta intorno, insomma. Quindi poi alla fine sono tutte delle riflessioni che ci parlano dell'essere umano e della fatica di stare, insomma. Ad esempio, non lo so, c'è un lavoro che ho fatto lì, che è un lavoro piccolissimo. È un lavoro sulla relazione e sull'equilibrio dello stare in relazione. Sono due cose che insieme non sarebbero state, nel senso che uno è una foglia di un rododendro e l'altro è un lichingero, quelli sono stati intagliati seguendo le venature e sono poggiati su un corallo che ha una struttura, ha un disegno che sembra quasi un ricamo ed è un ricamo fatto dalla natura stessa perché è un corallo che è stato lavorato dal vento, dalla sabbia, dal mare. Ed è la difficoltà, ma anche il gioco di stare in equilibrio nella relazione. La relazione non necessariamente una relazione amorosa, una relazione in generale fra due cose diverse. Sono delle riflessioni su quello che ci capita, su quello che è, e cercare di dargli una forma. E qui c'è un po' di tutto, ci sono i miei disegni, ci sono cose che trovo per strada, cose che trovo sulla spiaggia. Ci sono i miei lavori ed è tutto che va un po' insieme. Ci sono le architetture, ci sono le sinapsi, è una parete di appunti, insomma. È un po' quello che c'è dentro la mia testa. Poi una cosa è collegata all'altra, è solo un osservare le cose magari con uno sguardo un po' più attento, ecco. Sono delle prove che faccio di materiali, di cose così, poi non è che necessariamente diventeranno un lavoro, forse sì anche, cioè, però sono come pensieri che si materializzano. Alcune sono cartoline di strutture, di architetture che riprendono invece delle forme di cellule, di strutture, insomma, microscopiche. Per un periodo ho raccolto delle spine e poi alla fine, a un certo punto, le ho attaccate lungo lo spigolo. È diventato come una colonna vertebrale. La colonna vertebrale è un'immagine che ritorna spesso, forse perché passando molte ore seduta a lavorare, poi la schiena. Questi sono degli acquerelli che ho fatto quest'estate e che sono un po' degli autoritratti. Io appunto non sono un acquarellista, quindi. E sono sempre comunque delle foglie, vedi? Dei piccoli rametti. Questo è quello che la natura fa. Poi insomma volevo riuscire ad arrivare a una certa inconsistenza e credo di esserci riuscita con i lavori che invece sto facendo adesso,
che sono delle carte. È strano da spiegare, però te le faccio vedere. Queste sono delle carte strappate, cioè io disegno con il bisturi, proprio con la lama, partendo da un foglio bianco che è il punto di partenza di tutti quanti. Il mio gesto non mette qualcosa sopra, ma tira fuori. È come se il foglio diventasse lui stesso il lavoro, per cui strappando la carta con dei micro strappi appaiono, emergono questi disegni che vorrebbero insomma avere la consistenza del ricordo, come se fossero un'impronta, una traccia lasciata di qualcosa che poi è stato tolto o qualcosa di cui ci ricordiamo solo alcuni tratti. Allora vado da Charles Darwin, Innocenza, questo, un bellissimo libro, L'invenzione della natura. Poi c'è Andrea Zanzato, le sue poesie, che per me è una Bibbia. E poi, aspetta, Houellebecq. Poi il racconto dell'attesa sull'inverno, il mondo magico. La Lonzi con autoritratti, che ogni tanto mi riprende. I muri che dividono il mondo. Ma questi sono quelli che ho letto quest'anno, insomma, Lessing, Einstein, Wittmann.